Siamo in collegamento telefonico con Jennifer Sarchier, la figlia di Pietro Sarchier, processo in corte di assise questa mattina per l'omicidio di tuo padre, unico imputato in questa sede è l'imprenditore di Castelraimondo Santo Seminara, accusato di favoreggiamento, ricettazione e riciclaggio. L'unico, tra l'altro, ad aver scelto il rito ordinario e per questo motivo verrà giudicato dai giudici dell'assise, ma oggi la Corte si è dichiarata incompetente per materia e ha trasmesso gli atti in procura. Tutto da rifare dunque, Jennifer. Cosa è successo questa mattina? È tutto da rifare, adesso è da tutti gli atti la procura perché comunque non ritengono che è quella sede insomma, competente per questo tipo di reato. Adesso la procura comunque a giorni ci farà sapere notizie e quindi vedremo insomma, che cosa succederà. Come avete preso voi questa decisione? Vi aspettavate l'inizio della giustizia questa mattina? Noi comunque ce l'aspettavamo che magari o veniva rimandato, succedeva. Ce l'aspettavamo perché comunque questo di solito è l'iter. L'importante è che comunque per me non importa una settimana più, una settimana meno o un mese, l'importante è che poi venga fatta giustizia e che tutti paghino. Non dico allo stesso modo, ma comunque anche i complici devono pagare perché comunque senza il loro aiuto il Farina non avrebbe fatto quello che ha fatto. Tra l'altro, in questi giorni il caso dell'omicidio di tuo padre è arrivato anche all'ex premier Berlusconi, grazie a Sgarbi e a Boccedi. Sì, Boccedi comunque ne ha parlato con Berlusconi, non c'è nulla di politico in tutta questa cosa perché comunque gli omicidi non hanno politica, quindi non è né la destra né la sinistra, comunque tutti quanti sono della stessa idea che gli omicidi e i colpevoli devono comunque pagare ed essere condannati al massimo della pena.